Radio Studio 5. Buona domenica, finestra letto e la tua radio che continua a dirti che è domenica. La tua compilation Radio Studio 5. Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, quelli che non si vogliono bene è perché non si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di avere avuto già la nostra età. Finché vedrai sventola bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è tempo volerà, saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Siamo noi bandiera gialla, vieni qui che qui si balla, vieni qui che si balla, siamo noi in bandiera gialla. 5 5 4 4 3 3 2 1 1 Radio Studio 5. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world and you've got it. E allora Giuseppe Buonarrivo, che è collegato con noi, con il quale stiamo parlando di radio, come era ieri, com'è diventata oggi, com'è un po' cambiata nel corso degli anni, dagli anni, insomma, fine anni 70 ad oggi, in diretta su Radio Studio 5 Web Television. Piacevolissima chiacchierata, già abbiamo cominciato a parlare di quello che è stato l'inizio radiofonico di Giuseppe Buonarrivo e con tutto quello che insomma era annesso e connesso a quella sua trasmissione radiofonica. Ovviamente parliamo anche nell'ambito sociale, l'impatto che aveva questo grande mezzo per noi che lo facciamo da tanti anni, insomma parliamo di parte, quindi siamo innamoratissimi e quindi non c'è cosa più bella di andare in radio a fare una diretta. Giuseppe Buonarrivo lo vediamo collegato, ancora buongiorno per quanti si fossero sintonizzati in questo momento. Giuseppe, parlavamo prima delle dediche, delle richieste, dei quiz. Infatti, sì. Dei quiz. Ma c'era anche un altro aspetto legato alle serate, io non so se tu magari li facevi, perché chi faceva radio veniva spesso chiamato, poi sicuramente questo accadeva poi nei primi anni 80, a fare magari a spigherare, a fare
fare animazione in discoteca oppure, meglio dire, nelle balere o nei garage allestiti ad hoc e a mo' di sala da ballo, perché insomma parlavi alla radio, eri già conosciuto e quindi ti chiamavano a fare il vocalist. Adesso si chiama vocalist in discoteca. Vocalist, no? Sì, l'hai fatto mai? Allora, non mi è capitato mai di fare il vocalist, però cioè organizzare delle feste private, sai, si usava in quel periodo, andando a scuola, poi il sabato sera ci si organizzava. In ogni caso organizzavamo le feste private e sai, c'era quella tradizione di mettere fuori la lucina, fuori quella colorata, sì, si usavano, sì, le lucine, e quindi che, appena sapevamo che spesso veniva autocostruita. Si prendeva un pallone, no. All'epoca c'erano i palloni, quelli di plastica, credo che sì, con quello si faceva, con il pallone di plastica. Allora rompevi tutti i vetri piano piano, non ti dovevi tagliare e li incollavi uno per uno e poi ovviamente puntavi dei faretti direzionali verso questa famosa palla, che e cercando di imitare insomma le discoteche americane che arrivavano dalle immagini del film di John Travolta. Quelle insomma sono state le prime immagini che abbiamo visto di questi effetti luci. All'epoca c'era i vari Staying Alive, la febbre del sabato sera, eccetera eccetera, e vabbè, ma il resto è storia. No, Giuseppe, quindi continuo, prego. Hai colpito nel segno, perché proprio la prima festa privata che abbiamo fatto, pensa un po', mi era stato invitato perché sapevano che già parlavo in radio, quindi facevamo le feste, io mettevo i dischi, non facevo il vocalist, però mettevo i dischi, facevo il DJ, sì, quindi sì. Era una sorta di amore che continuava anche fuori dalla radio. E mi ricordo che la prima serata che ho fatto c'era quella canzone della febbre del sabato sera dai Bee Gees, Staying Alive, che spaccava, ma poi c'erano i lenti, sai che si usava a ballare i lenti con la propria ragazza, perché poi nelle feste private si facevano le conoscenze, giusto? Ed era un momento per cercare di trovare l'anima gemella, insomma, conoscere, bravissimo, bravissimo, e mettersi insieme alla propria lei, il proprio lui, sicuramente erano a quel periodo più che altro i maschi a prendere l'iniziativa. Adesso è diventato il contrario, ma lasciamo perdere questo discorso. Quindi si aspettava il lento, come dicevi. Sì, e allora si creava questa sorta di coniugare la radio con il mondo esterno, con le feste private, perché come tu hai detto prima nel primo capitolo, che poi avevamo tralasciato, lo intendiamo ora. E poi ti arrivavano le telefonate in radio, la ragazzina che ti faceva complimenti, certo, hai una certo. bella voce, iniziavano le conoscenze e allora si creava una sorta di strano amore. Perché? Perché quando c'era l'amico che ti veniva a trovare in radio, sai, mi fai la dedica per la mia ragazza, e allora tramite queste dediche iniziava una sorta di simpatia, e poi molta gente, ti posso dire, che si è innamorata tramite le dediche che facevamo in radio. Quindi la radio è stata una sorta di strano amore per molti ragazzi e ragazze, quindi sì. Questa è la cosa che voglio mettere in evidenza, perché molti amici miei si sono innamorati proprio con la radio. Innamorati, si sono sposati, hanno figli, si adesso sono sposati, cresciuti, infatti, sono bravo, nonni, bravo. Grazie a una dedica fatta alla radio, magari di Giuseppe Buonarrivo, perché non solo c'era la ragazza, la ragazzina di turno che si innamorava della voce dello speaker, che bella bravo, voce, bravo, e bellissimo. Allora ti faceva la chiamata e ma tra di loro, gli ascoltatori, con le dediche, le richieste, facevano in modo che si creava una sorta di, come dici tu, non trovi il tema, non strano amore, ma una sorta di agenzia matrimoniale, ma è un bravo, po' termine un po' brutto, una forse di mamma, bravo, bravo, bravissimo. Comunque, bravissimo. Sì, questo accadeva sicuramente, anche questo accadeva in radio. Tu hai citato bene, abbiamo citato bene quel periodo, quel film famoso, di cui io non posso fare a meno che mettere su il 45, all'epoca si chiamava 45 giri, Staying Alive, bravo. Cantato dai Bee Gees. Staying alive, staying alive. We're the city breaking and everybody shaking, but we're staying alive. Staying alive.
Studio 5. In diretta su Radio Studio 5 Web Television, Tony Randazzo. Oggi è domenica 26 di aprile 2020, giorni del coronavirus. E intanto abbiamo un canale da ripristinare, perché sento della musica sotto un attimino, e così diamo subito la linea al nostro Giuseppe Buonarrivo, gradito ospite che oggi ci sta tenendo veramente compagnia con questi racconti sulla radio, di com'era ieri, di come è diventata, cercando insomma di nel nostro possibile di raccontare quello che è un po' successo a cavallo tra gli anni 70 ad oggi, da fine degli anni 70 ad oggi, e con lui appunto stiamo ripercorrendo aneddoti, situazioni e quant'altro è successo in quel periodo, sia ovviamente alla radio che ovviamente anche all'aspetto sociale. Stiamo curando anche un po' l'aspetto sociale di quello che succedeva grazie alla radio, cosa succedeva appunto con gli ascoltatori, soprattutto perché la radio è fatta di ascoltatori e di speaker. Allora Giuseppe, mi sono un po' incartato nel discorso, non so, mi sono perso un attimino, vabbè, ma non fa niente, si è capito lo stesso quello che volevo dire. Perché è successo una piccola cosa, quindi ho sistemato tutto, quindi un attimino ti distrai, okay. Perché far tutto non è facile, non è semplice, quindi alle volte il pensiero va via così, diventa una nuvola. Vai Giuseppe, allora sì, stavi dicendo, scusami. Allora, stavo dicendo, sì, praticamente si era creato quella sorta di amore con la radio. Allora, un altro aspetto che voglio sottolineare è praticamente la ricerca del disco, perché quando si richiedeva un brano, non capitava sempre che ero in compagnia, alcune volte capitavo che ero da solo, sì. E allora dovevi abbandonare la postazione, andare alla ricerca nella rubrica che avevi, perché noi avevamo una rubrica ben definita in ordine alfabetico, tutti i brani, per cui tu, quindi abbastanza organizzati, come questo stiamo parlando sempre della prima radio, no? Della prima radio, sì. Organizzatissimi, andavamo a cercare il disco che veniva richiesto e poi ci andavamo a sedere, quindi era una sorta di tira e molla, perché tu, essendo da solo, non riuscivi a coprire, diciamo, tutte le esigenze che si presentavano, quindi alcune volte magari qualche richiesta saltava, o magari perché arrivava fuori orario, ecco, si creava quella sorta di connubio con il radioascoltatore, per cui tu, essendo da solo, ti dovevi precipitare a cercare il disco e a risederti, a me perché c'erano i 45 giri, a 33 giri, alcune volte capitava anche che non trovavi un brano 45 giri, lo mettevi 33 giri. Un'altra cosa che volevo sottolineare, che c'era praticamente una sorta di collaborazione, perché c'era molta gente che ti veniva a trovare in radio, quindi aveva anche il pubblico esterno, quindi si creava una sorta di radio live, giusto? Certo, gente ti veniva a trovare, quindi ti devi figurare, un pomeriggio nello studio c'erano 10 persone che mi seguivano, 3 si sono sedute, una prendeva le richieste, una le dediche, perché poi succedeva il panico totale, cioè tu ricevere in 2 ore 120 telefonate e alla fine non riuscivi sempre a mettere il brano che ti veniva richiesto, perché si erano ammassate le dediche, quindi praticamente alla radioascoltatrice di turno che chiamava dicevi: guarda, non ho tempo di mettere questo brano, te contento su questo, perché erano tantissime le richieste. Allora la radio si viveva così ed era bello, sai, un mondo tutto bello da scoprire, non è come ora che già col computer tu un brano lo trovi subito senza problemi, ti fai il programma da solo. Era tutto un altro mondo, però era un mondo diverso, un mondo più bello, perché lo vivevi più spontaneo. Sicuramente, l'abbiamo già abbondantemente detto prima, che la radio veniva fatta con il cuore, anche perché non c'era remunerazione assoluta, fuorché qualche piccolo così regalino che ti veniva fatto da magari qualche attività commerciale che salutavi, a cui facevi magari una dedica. Allora salutiamo il bar tal dei tali, buon lavoro, eccetera eccetera, insomma.
più o meno era questa la situazione. Abbiamo parlato anche del fatto che sì, tramite la radio si riusciva, perché nascevano le prime feste, si facevano le prime feste. Allora chi chiamiamo? Chiamiamo Giuseppe Buonarrivo, perché lui c'ha i dischi, perché lui probabilmente c'ha il giradischi, perché all'epoca sì, c'era il giradischi obbligatoriamente per fare le feste, non esisteva il CD, non si sapeva manco. Le cassette, c'erano le cassette, le audiocassette, ma veniva problematico. E poi magari in seguito, grazie anche alla tecnologia, all'avvento della tecnologia, si è passati dai giradischi, quelli a manovella, diciamola così, non era proprio a manovella, ma era dal semplice giradischi, si è passati alla vera e propria console con cui potevi già cominciare a mixare. Quindi la serata non era la musica non veniva interrotta durante la serata, quindi già si cominciava ad intraprendere una maniera un po' più professionale di fare le serate, di fare le feste. Poi sono nati i famosi, parlo per chi si ricorda, il DJ di vecchio stampo, credo anche tu Giuseppe, dei famosi Technics 1200, che poi l'hanno fatta da padrone in qualsiasi console ci fosse, insomma, ad alti livelli c'erano appunto i Technics SL1200, con cui potevi fare grandi cose, che poi non so se ti ricordi, poi ci fu un periodo che si cominciò ad intraprendere lo scratch. Esatto, mi ricordo nelle feste private, famoso scratch. Dovevi stare attento perché se rompevi la puntina era fatto. Erano cacchi, perché anche perché non c'erano tanti soldi per comprare le attrezzature, quindi le puntine erano colate, si dice, in questo senso, perché costavano un botto, insomma, l'attrezzatura, certo, costava, certo, specialmente certo. A quei livelli, insomma, i tecnici montavano delle puntine abbastanza costose, le famose, vediamo se mi ricordo, la Shure B70, vedi ancora, forse mi ricordo, non so se ho detto una cavolata. La Shure era ingegnere del suono, oltre che della radio, la Shure, queste cose, no vabbè, perché poi il mio orientamento alla radio è stato più che altro alla parte tecnica, alla parte non dietro il microfono, ma insomma, per quanto riguarda tutto il resto, insomma, il lato organizzativo della radio, e quindi si cominciavano a fare in una certa maniera le serate, lì prendevano un'impronta un po' più professionale. Io mi piacerebbe sentire, se è possibile, perché si ferma, io vorrei capire perché si ferma la base, non l'ho capita. Questa, ecco, aspetta, non era messa in loop, perfetto, no scusa, perché mi distraggo ogni tanto, vedo delle cose strane. Stavo dicendo, succedono delle cose strane con il computer, io se riesco, mi piacerebbe tanto tirare in ballo colui con cui ho condiviso parte della mia parte iniziale, scusate il bisticcio di parole, parte iniziale di attività radiofonica, carriera radiofonica, che è Nico Aliano. Se riesco a farlo intervenire in diretta, se riesco, se magari lui ancora non sta dormendo, se magari sveglio, e quindi lo tiriamo in ballo in questa nostra discussione, perché lui ce ne ha da raccontare, anche perché fu il primo, certo. Io parlo per il mio piccolo paese dove insomma ho mosso i primi passi, cioè Cassibile, tu sei ad Avola, quindi siamo vicini. Sì, siamo vicini. E con cui fu il primo a Cassibile, stavo dicendo, che si comprò proprio tutta una console, i Technics 1200, cercando di fare riuscimmo a fare anche delle feste in maniera molto molto professionale, non avevamo nulla da invidiare alle console delle discoteche di quel periodo. Ma tu ti immagini caricare tutto quanto, giradischi, ma non era tanto i giradischi, il mixer,
e le casse, che tra l'altro non erano neanche amplificate come adesso. All'epoca c'erano le casse passive che per funzionare avevano bisogno di un amplificatore a parte, e quindi noi poi per aumentare la potenza di emissione dei watt per sentire, perché c'era anche una gara lì, chi si sente più forte fra tutti i vari che facevamo serate. Ripeto, i primi siamo stati, è stato proprio Nico Aliano a Cassibile, e quindi c'era una sorta di... Ma noi montavamo anche un amplificatore per cassa, quindi non tradizionalmente come si fa di solito, come si faceva di solito, con un amplificatore, due casse o quattro casse al massimo, quando proprio eri. Ma noi facevamo un amplificatore a cassa, mi ricordo, e quindi tutto collegati, sistemati e quant'altro. E voglio dire, era un periodo che di grande fatica, però non la sentivi nel montare tutta questa attrezzatura. E stavo dicendo, non era tanto l'attrezzatura, ma era il discorso dischi. Tu dovevi portarti i dischi dietro. Sapete quanto sono grandi i dischi? Lo so, mi ricordo. Io ce li ho in ripostiglio. Se sapevo di intraprendere questo tipo di discorso, magari ne prendevo uno per capire un po' la dimensione, ma non è che ne portavamo uno, perché i dischi che usavamo, tra l'altro, noi non erano i 45 giri, ma le versioni mix dei 45 mix, giri, infatti, per poter avere la possibilità di mixare meglio fra un brano e l'altro. Non fermarti con la musica, che poi, Giuseppe, il discorso era questo: tu mettevi alla fine, che ne so, 30 dischi, ma ne portavamo 100. No, magari ci serve quel disco lì che qualcuno lo vuole sentire, e allora ti portavi 100 dischi per poi metterne in realtà 30 durante la serata. Non è... Però si faceva. Giuseppe, io non so se tu ti ricordi queste cose qua. Sicuramente sì. Mi ricordo questo particolare, sono dei bellissimi ricordi. Che sì, è capitato a me, portavamo quasi 50 dischi, poi alla fine ne mettevamo 30. Oddio, facevamo la scorta, ma mai arrivavo a mettere più di 30 dischi in una serata. Ma non li potevi, mettere, sì, assolutamente. Va bene, e allora io non ho preparato nulla, perché non so in quale periodo già ci stiamo collocando, sinceramente. Degli anni 80, degli anni 60, quando hai cominciato, abbiamo messo una canzone degli anni 60. Parlato degli anni 70, 70-80, poi abbiamo messo Staying Alive, e adesso ancora siamo negli anni 80, però sì, e in effetti mi viene una, se tu non so, mi vuoi aiutare tu, fai pure. Allora, ho pensato. Allora, un brano che mettevamo sempre in radio ed era richiestissimo era quello di P. Lyon, è un cantante italianissimo, un grande ingegnere del suono, lo conosciamo, Paolo Pelante, quell'Happy Children, che è stato un po' un grandissimo tormentone, ed era un brano che era richiestissimo in radio, nel mio programma. Allora, ti dico anche il titolo del programma, Dischi a richiesta si chiamava. Bella sta. era molto originale, devo dire, Dischi a richiesta, dai. Potevi inventarti qualcosa di un po' più difficile, sì. Dai. E allora mettevi, appunto, uno tra i dischi che mettevi era proprio questo di P. Lyon, giusto? Sì, Happy Children. Allora facciamo una cosa, che ti prendeva. Visto e considerato che non sei riuscito a coglierli in castagna, perché Happy Children l'avevamo per puro caso caricato nella nostra regia, e quindi lo mettiamo. Come facevi all'epoca, quando facciamo così, io ti lascio il microfono, e l'intro è abbastanza lungo di questo disco, c'è un minuto e mezzo di intro. Questo è bellissimo, questo era un riempipista, quando cominciava la gente a smorzare, insomma la confusione si smorzava un attimino, tu mettevi questi riempipista, e uno di questi era proprio P. Lyon, Happy Children. Come lo annunciavi all'epoca? Dai, ti do fai un annuncio stile anni 80, dai, vai. Allora, ti faccio magari
magari con dedica, magari con dedica, magari con dedica. Va bene, improvvisiamo una dedica allora, ok? Vai, allora, dischi richiesta in questo momento, c'è una dedica su questa canzone che è stata un po' riempipista, un brano fortissimo che vi annunciamo, quindi vi invito anche a ballarlo. Allora facciamo improvvisiamo una dedica. Fabio per Luisa con Simpatia. È uno dei brani che spaccavano, io lo annunciavo così. Free Lion, Happy Children, a DR, disco richiesto. Bravissimo Giuseppe, siamo tornati indietro di non so quanti anni. Happy Children, annunciata in maniera anni 80 da Giuseppe Buonarrivo. Ah, che bello, che bello. Sono le 11 e 2 minuti. Collegamento multimediale. Buffering in esecuzione. Streaming 96K. Radio Studio 5. Musica allo stato puro. Siete sinto agganciati su Radio Studio 5. Buona domenica. Radio Studio 5. Buona domenica. Radio Studio 5. Che continua a dirti che è domenica. Here we go, my dear, wicked. Turn it up. In the mix. Radio Studio 5. Coming up strong with some hardcore power. Radio.
Radio Studio 5 Story, la grande musica del passato. Un altro riempivista degli anni 80 per le feste in casa, dai, anche per le discoteche sicuramente, era questo appunto Enola Gay degli OMD, che sicuramente suonava e girava tantissimo in quel periodo in tutte le radio locali. Stiamo parlando appunto di radio locale, di come era ieri, di come oggi, ovviamente in quello che può concederci il tempo a nostra disposizione, anche perché è già passata un'ora da quando abbiamo cominciato, no, più di un'ora, e il tempo sembra volato via, no, Giuseppe? Sì, il tempo è trascorre. Allora, hai detto bene, penso un po', uno dei brani che mettevo nelle feste era proprio quello del Orchestra Manoeuvres in the Dark degli OMD, Enola Gay, proprio hai colpito nel segno. Eh sì, perché era un tormentone di quel periodo, un grande riempivista. Allora, è un riempipista anche oggi, qualora dove c'è una festa revival, con musica revival, anni 70, 80, questi sono i riempipista: P-Lion, OMD, Video Kill the Radio Star, questo famoso Awa Awa, fantastici, e tanti altri che non stiamo qui a citare perché non finiremo mai e quindi questo è il periodo, era questo, abbiamo cercato di raccontare insomma quello che era la radio e tutti gli annessi e connessi legati al mondo della radio, che non sono pochi. Ci vorrebbe un mese di trasmissioni per parlare accuratamente perché sicuramente ci siamo dimenticati di tutto. E velocemente vorrei arrivare, anche perché poi ci dobbiamo avviare alla conclusione del nostro programma, però con la promessa di rifare qualche altra trasmissione. Quando vuoi. Mi piacerebbe tanto, perché è argomento, credo, interessante, argomento piacevole per i nostri amici, specialmente per chi ha vissuto quel periodo lì, e per i nuovi, per capire la radio com'era e come oggi, sicuramente fatta con meno cuore, non lo vorrei dire. Però adesso no. Le radio ovviamente per forza di cose sono attività commerciali a tutti gli effetti, e quindi devono adempiere a degli obblighi che magari prima non c'erano. Tanto per citare, la famosa legge Mammì cominciò a regolarizzare un po' tutto. Dico solamente
è una legge fatta ad hoc per qualcuno, ma mi fermo qua perché non voglio, non è la sede adatta per fare polemica scusate in questo momento, però ce ne sarebbe da dire sulla famosa legge Mammì, che chiuse la bocca un po' a tutti e tante radio morirono causa della legge Mammì. Giustamente o ingiustamente fu così, però è accaduta questa cosa qua e ci fu una bella censura. Vabbè, mi fermo qua, non voglio perché non è giusto, non è la sede, ripeto, adatta per parlare di queste cose. Quindi adesso la radio è cambiata, quindi è un'attività commerciale, quindi non viene fatta più da gente che magari aveva l'ora libera, l'ora buca, ma da professionisti, come giustamente, per carità, da professionisti che vengono retribuiti, quindi a tutti gli effetti un lavoro, diventa un lavoro fare radio oggi. Giuseppe, tu in questo periodo collabori con una radio Diavolo, con cui ho collaborato tra l'altro anch'io qualche tempo fa. Saluto anche il tuo editore, i tuoi editori sono due e quindi saluto due, sì, sono bravissimi, sono delle persone principalmente adesso, che mi hanno dato tanto principalmente e continuano a darmi tanto principalmente, sì. Adesso si occupa Corrado, credo, di tutto quanto, quindi lo saluto caramente. E adesso tu sei in questa radio, appunto Radio Sicilia, possiamo tranquillamente dire Diavola. Cosa fai, cosa conduci, cioè che programma fa? Sì, i programmi di oggi ormai vengono chiamati contenitori, vengono chiamati format. Ecco, è cambiato un po' anche il modo di fare radio dagli anni 80 ad adesso. Quindi ormai tu lo dici, mi devo fare una trasmissione radio, il programma in radio, dici ho creato un mio format radiofonico, un contenitore musicale, perché è una sorta di interagire col pubblico. Ormai si interagisce tramite i social, tu lo sai bene, sì. Ci sono i social attivi, per cui fai la diretta radio con i social, è una sorta di comunicazione che hai con il radioascoltatore. Ho cercato di creare un format radiofonico che ormai si usa a fare le notizie, le informazioni, le curiosità, quindi un programma ormai lo curi così, con tutti questi particolari conditi con la musica, perché la musica è un po' imperativo categorico, giusto, è un po' il fulcro della nostra vita, per cui ho cercato di cambiare un po' un modo di fare radio, anche perché adesso si usano le innovazioni tecnologiche, un brano lo mandi col computer, quindi fa tutto da solo, e quindi abbiamo cercato scusami se ti interrompo, un'altra differenza sostanziale di come è cambiata la radio, che adesso non è più semplicemente una radio. Allora, prima c'era la classica voce dello speaker che sentivi in radio, e allora come è fatto, come non è, che ha questa voce, lui sarà così biondo, alto, basso, magro. Adesso non c'è più questo alone di mistero che magari prima si conservava un attimino, perché con l'avvento della tecnologia ormai piazzi una webcam in uno studio, come stiamo facendo in questo momento anche noi, e quindi riesci anche a guardare. Io per non fare oltraggio al pudore ho piazzato la telecamera alle mie spalle, così non si fa alla fine guardarmi davanti e dietro risulta essere la stessa. Questa è una vecchia battuta di un grande cabarettista, vabbè, citazione. Quindi la faccia cerco di evitare spiacevoli visioni ai nostri ascoltatori, ma voglio dire, in radio adesso piazzi anche una web, perché è giusto che la radio si metta al passo con la tecnologia e con le innovazioni, e quindi nei social magari punti una telecamera, metti un microfono panoramico nello studio che magari riprenda tutto quello che succede tra un disco e l'altro, cioè cosa fa lo speaker mentre va in onda la musica, mentre va in onda un contenuto, uno spot pubblicitario, un jingle, cosa fa, cosa dice? Quindi adesso viene una sorta di grande fratello all'interno delle emittenti, che fa sì che ti fa capire all'ascoltatore come funziona un po' il mondo della radio.
e fa conoscere al pubblico che volto hai. Quindi adesso non puoi più dire sono al telefono come si faceva negli anni 80, come sei? Alto, biondo, occhi azzurri. Gioia, che stai dicendo? Dire, Gioia? Sì. Hai detto un particolare che mi ha colpito, sì. Perché allora un vizio di noi speaker, ritornando agli anni 80, era che alcune volte quando arrivava la radioascoltatrice di turno che ti faceva perdere la testa, alcune volte cosa facevi? Stavi una bella mezz'oretta al telefono e mettevi soltanto i dischi. Sì, cioè ormai no, quel anche perché ti avevo sconvolto. C'era anche chi ti conosceva, ma chi non sapeva questa cosa, soprattutto. Ma che è successo? È sentito male? Chiamiamo infatti, qualcuno. Bravo. È successo? Perché mette i dischi e non parla più? Qualcosa ha successo, specialmente infatti, ai familiari infatti. Che magari se c'era la mamma e il papà che ti sentiva alla radio, dice, ma perché non parla più? Che è successo? No, era semplicemente che stavo flirtando al telefono. Mamma mia, guarda, mi è capitato un sacco di volte, me lo devo dire, però giustamente non puoi stare ore e ore, perché sai che hai un programma, hai dei doveri da rispettare verso chi ti segue, verso chi già ti dice quell'ora c'è Giuseppe, allora io mi sintonizzo, no? O se no sai la rotoscattatrice di turno, allora io mi faccio la cucina prima, in modo che per le 14 sono pronta. Cioè ormai era diventata una sorta, sai quando aspetto nel pomeriggio le casalinghe, la soap opera di turno, era così questa sorta di amore nato fra radioascoltatore e la radioascoltatrice e te, quindi che non vedeva l'ora di sentirti in radio perché viveva l'emozione, perché due ore era spensierata, non aveva capito, e poi ti capitava la ragazza di turno che ti teneva al telefono, i complimenti, ci vediamo, non ci vediamo, sono capitate queste cose, guarda. Certo, sicuramente, cosa che adesso non può più capitare, perché adesso infatti, ti vedono, anche perché hai subito, com'è che si chiama? Giuseppe Bonolè, vediamo su Facebook che profilo, chi è, codice bravo. Fiscale, indirizzo, data, cioè tutto, quindi partiamo da lì. Poi vabbè, non sei su Facebook, ma se fai un programma alla radio, c'è la radio che ha, con un minimo di tecnologia, oggi ormai, ripeto, sono tutte organizzate le radio, hanno una webcam per... aprire questa finestra nei propri studi e rendere ancora più partecipe giustamente gli ascoltatori, guardando gli studi, guardando ciò che fa lo speaker e ovviamente guardando la figura dello speaker, quindi non puoi più camuffare nulla. Quindi dicevi del tuo programma, sì, scusa, stavi dicendo qualche altra considerazione? Allora sì, ora è cambiato tanto perché tu ti fai il programma, giusto? Mandi il brano e nello stesso tempo ti arrivano i messaggini, quindi tranquillamente stai sul cellulare a vedere i messaggini, magari messaggi un po', mentre mandi il brano. Quindi la gente non può capire, magari come prima, ma perché non sta parlando Giuseppe al microfono? E adesso, come hai detto tu, la cosa non si può camuffare, però la camuffi nel senso che avendo il telefonino a portata di mano, vedi il messaggino che ti arriva e quindi è una sorta di interlocuzione continua che hai. Sicuramente, e soprattutto ti chiama il direttore e dice, oh, che stai facendo? Vedi che ti dice, perché il primo volta. È proprio lui che ti controlla, credo. No, vabbè, scherziamo. Allora, io ho appena ricevuto un messaggio da parte di Nicoliano, che menzionavamo prima, mio grande amico, che mi dice, se vuoi mi puoi chiamare. Quindi facciamo una cosa, io metto un disco, però il tempo è giusto perché non l'avevo preparato, perché ci stavamo avviando alla conclusione del nostro appuntamento, quindi non avevo preparato nulla. Mettiamo un disco, cerco di chiamarlo e quindi instaurare un collegamento anche con lui, e quindi facciamo una chiacchierata a tre, magari per concludere, così due battute con il mio amico Nico, che ci ascolta e ci vede da quel di Floridia, e quindi oggi facciamo questa sorta di collegamento che non abbiamo fatto mai prima. Quindi metto un disco che quando uscì era molto strano, perché per noi magari addetti ai lavori, perché era un disco che sfruttava tanto la stereofonia.
Vabbè, la radio è nata, dico brevemente questa cosa tecnica, in mono, però già siamo abbondantemente ormai nell'era della digitale, no, parlo degli anni 80 quando uscì questa canzone. Già siamo abbondantemente negli anni 80 e quindi in era stereofonica, in era già c'erano anche i processori audio. Vabbè, io mi addentro un po' che per deformazione professionale, processori audio, l'enhancer e tutto e via dicendo, già c'erano queste cose qua, quindi però questo brano era un po' strano perché sfruttava al massimo la stereofonia, perché senti le prime, così capiamo quello che sto dicendo subito. Ok. Allora questo viene fatto destra sinistra, quindi sfruttava un attimino questa cosa qua, questo gioco di cambio canale e quant'altro. Quindi lo sentiamo insieme. Era la famosissima elettrica salsa di Off. Era singolare, stupendo, anche il nome. Era anche singolare anche il nome. Quindi mettiamo questo disco, lo sentiamo. Nel frattempo cerco di mettermi in contatto con Nicoliano per concludere questo nostro appuntamento di oggi, finirlo in tre e finirlo ovviamente in bellezza. I warn you about my secret, I'm going to expose a great threat to your bodies, to your mind and souls. Don't be alarmed, it doesn't spell danger. Stumble in the groove, dance with a stranger. Don't have to ask you to get up, you do it on your own. Yeah. Elektrika Salsa. Elektrika Salsa. Allora, 11:25, ci avviamo a quella che è la conclusione di questa nostra piacevole chiacchierata insieme a Giuseppe Buonarrivo, speaker radiofonico di Avola.
con il quale abbiamo cercato di parlare perlomeno di come era la radio fine anni 70, inizio anni 90, quel periodo lì, fino ad oggi. Abbiamo raccontato un po' di aneddoti legati appunto alla radio, quello che magari ha vissuto Giuseppe rispecchia molto quello che poi ho vissuto anch'io, che hanno vissuto la stragrande maggioranza di quei degli speaker di quel periodo lì, delle radio locali. Volevo mettermi in contatto con colui con il quale ho condiviso gran parte della mia prima fase attività radiofonica, che è Nicoliano, però purtroppo avevo capito, hai interpretato male il messaggio, no, sono impresentabile, non ce la fa. No, vabbè, e magari in un'altra occasione, perché stavo facendo delle altre cose, non potevo assolutamente lasciare, e quindi faremo questa chiacchierata, la rimandiamo, spero, con lui anche protagonista del nostro discorso. Allora, Giuseppe, dicevamo del tuo nuovo format, adesso si usa chiamare così, anche perché ormai i programmi non si fanno più come si faceva una volta. Magari andavi in radio, sceglievi al momento, magari 5 minuti prima di iniziare il programma, sceglievi i dischi, mettevi, alle volte non neanche quelli, lo facevi durante il programma, ma adesso, e quindi andavi in onda, ma adesso si fa tutto ponderato, tutto studiato, con delle strategie adatte, a che ora collocare il programma, piuttosto che quel tipo di musica, piuttosto che quel tipo di argomento da trattare, perché tutto si è evoluto sicuramente in meglio. Per quanto riguarda questo aspetto della radio, si è evoluto sicuramente, quindi la radio la fai ancora con più professionalità. La parola purtroppo da dire è questa, anche perché è a discapito di quella che era la spontaneità, secondo me, molto 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 bella di quel periodo a cui siamo molto molto legati, purtroppo, ahimè, noi che abbiamo vissuto quel periodo, no, Giuseppe? Infatti sì. Allora, un'altra cosa che volevo sottolineare, ritornando un attimo agli anni 80, il fatto, sì, della scelta della scaletta. Io ti posso dire una cosa: io arrivavo in radio mezz'ora prima, il programma era alle 14, e io arrivavo in radio perché tu eri diligente, non eri come me, che io facevo tutto estemporaneo, tutto lì, io mi andavo a cercare brani, facevo la scaletta, preparavo i dischi e poi giustamente arrivavano le richieste, cambiavo un po' l'andamento della scaletta, perché quando arrivano le richieste poi ti sconvolge un po' tutto l'andamento della scaletta, perché è giusto che deve accontentare la radioascoltatrice di turno o il radioascoltatore che ti richiedeva quel brano. Un'altra cosa che voglio mettere in evidenza, caro Tony, e mi è capitato spesso, hai citato il musicassette, giusto? Il mangianastri. La musicassette, diciamo, mangianastri era forse un po' prima, poi c'era la musicassette, sì, bravo, le piastre. C'erano molti ascoltatori. Che non è quella dei capelli, la piastra. La piastra veniva chiamata tecnicamente la piastra, era il marchingegno che serviva, esatto, a far suonare il contenuto di una cassetta, ecco. Esatto. E allora ti stavo dicendo, capitava spesse volte che mi arrivavano delle telefonate e mi dicevano: Peppe, non parlare su questo brano che lo devo registrare. Significava, ecco, che io mettevo il brano, lo annunciavo prima, la ragazza o il ragazzo di turno preparava la cassettina, sì, digitava play e quindi si registrava il brano, e tu non dovevi parlare, perché il vizio che avevamo noi speaker era quello di interrompere spesso i brani. È vero o no? Ti è capitato? Ci fu un periodo che si cominciava a parlare troppo, ma non era tanto il fatto di parlare troppo, ma era quello che si diceva, perché era alle volte privo di contenuti e quindi magari rischiava di essere un po' noioso. Ma questo è successo, credo, in una seconda fase di quel periodo che stiamo parlando, magari negli anni, primi anni 90, credo. Ora, bravo, non vorrei rischiare di sbagliare con la collocazione delle date, con gli eventi, però si cominciava a parlare un po' troppo. E perché accadeva questo?
questo, perché adesso il discorso di registrare, ti chiedevano il disco per poter registrare. Qual era il motivo? Il motivo era semplice: non c'era YouTube, non c'era Emule come adesso, non c'era che sono tutte cose da non fare, perché pirateria scarica, ma voglio dire, non vorrei affrontare questo argomento assolutamente, non vorrei addentrarmi in qualche cosa di proibito, di però voglio dire, non c'era questa possibilità di, il disco lo dovevi comprare e costavano. All'epoca costava comprare un disco, erano, perché ne potevi comprare uno, due, ma e gli altri che uscivano, se ce n'erano più di un tormentone, infatti si compravano i due, tre, quelli tormentoni, però gli altri no, perché non so. E allora cosa succedeva? Chiamiamo la radio che aveva tutti i dischi, perché era una radio e doveva avere tutti i dischi, e allora chiamavi lo speaker: Corrado, Giuseppe, mi metti che la devo registrare. E allora da casa si usavano le famose audiocassette, che erano su cui potevi incidere, quello collegato opportunamente, poi c'erano anche più o meno impianti più professionali, insomma, addirittura si registrava con il microfono, se ti ricordi, insomma, una sorta di microfono, e veniva la però era bello, e quindi si registrava da casa quella canzone che magari e poi la si riascoltava miliardi e miliardi, fino a quando il nastro si consumava e non suonava più. Infatti, sì, succedeva questo in quel periodo. E vabbè, ne avremmo cose da raccontare sicuramente, non lo so, io direi di fermarci qua, magari riprendiamo in un'altra, anche perché sono le 11:32, da quando è che siamo in onda? Ma tu ti immagini che abbiamo sforato di mezz'ora, ma tu ti immagini che all'epoca si facevano 2-3 ore, non li sentivamo, adesso già sono mezzo stanco. ti credo. E allora no, piacevole questa mattinata, è stata molto molto piacevole, proprio per questo è andata via così come l'acqua, via. E ci fermeremo qui, e diamo appuntamento a quando non si sa per il tuo programma, per un ritorno in diretta, ancora non possiamo fare previsioni. Io penso dopo il 4, se non ci saranno cambiamenti, dopo il 4 sicuramente, comunque poi io lo farò sapere. Quando vuoi mi potrai invitare, io la domenica sono sempre libero, possiamo parlare di radio quanto vuoi tu, io sarò solo ben lieto di essere tuo ospite. Allora, noi vi invitiamo a vedere e seguire la pagina Facebook di Giuseppe Buonarrivo, quindi Giuseppe Buonarrivo, è questa la pagina Facebook, e quindi da lì potete capire, perché sicuramente vi avviserà con abbondante anticipo di quando comincerà la diretta, appunto, sulla sua radio, cioè Radio Sicilia, con il suo programma, si chiama Free Time, no? Ho sbagliato? Come si chiama il programma che no, conduci? On Air. Free Time è la sorta di box su che sì, su Facebook, questa infatti, sorta di diretta infatti. Che è per non perdere la continuità con i tuoi ascoltatori, che realizzi ogni Bravo. Pomeriggio dal lunedì al sabato, giusto? Sì, 17-19. 19 Free Time sulla pagina Facebook di Giuseppe Buonarrivo, mentre per la trasmissione in diretta alla radio dobbiamo attendere le disposizioni del nostro governo e vediamo un attimino cosa succede. Per quanto riguarda Radio Studio 5 Web Television, la web television in cui ci state vedendo in questo momento, e vi diamo appuntamento ai prossimi giorni, anche perché siamo in fase, ripeto, l'abbiamo detto anche prima, fase sperimentale, quindi è tutto un evolversi di situazioni che pian piano vediamo un attimino di far decollare e mantenere, insomma, nel migliore dei modi. E non so cosa ho detto, ma l'ho detto bene, questa è una citazione che tu sicuramente falsi d'autore, saluti. Salutiamo gli amici falsi d'autore, Paolo Guarino, che
con il quale anche con lui abbiamo condiviso un periodo alla radio. Erano, sì, ricordo. Erano le prime avvisaglie di quello che poi è diventato, ha fatto dopo, e quindi salutiamo il buon Paolo Guarino. E grazie Giuseppe per questa tua presenza oggi, per questa tua disponibilità soprattutto a raccontare quella che è stata la radio ieri e quella che è un po' diventata oggi. Abbiamo cercato, insomma, di non so se ci siamo riusciti, Giuseppe, però abbiamo passato un'oretta e mezza, penso di sì, rievocando situazioni, aneddoti e fatti accaduti tra gli anni, fine degli anni 70 ad oggi, insomma, quella piccola finestra che abbiamo aperto, quel piccolo spiraglio di ricordo che abbiamo potuto fare, insomma, nel nostro piccolo. Giuseppe, grazie ancora, ti auguro una buona domenica. Grazie a te, anche alla tua famiglia mi devi salutare, mandare un abbraccio a tuo figlio Corrado, tantissimo, un bravo cantante. Questo lo dico io, non lo dire tu, perché poi ti dico ma quelli io li ho pazzi, dice no, è un bravo, certo, cantante, certo. Un bravo cantante che sicuramente vedi, anche lì c'è un'altra, apriamo di nuovo la parentesi di prima, lo fa con il cuore Corrado, quindi quando una cosa viene fatta con il cuore c'è poco da fare, a parte che già lui ha un talento suo e quindi questo gli è riconosciuto da non so solo me, ma da gente anche esperta nel campo del canto, quindi non sto a scoprire l'acqua calda io. Quindi un grande abbraccio a Corrado e spero di poterlo sentire presto cantare dal vivo, perché almeno mi godo una cosa fatta bene. Va bene, magari la prossima domenica gli daremo spazio 5 minuti e lo faremo cantare dal vivo. Vedi, questa è una bella idea, magari ci attrezziamo meglio con l'audio, perché così, vedi, fare un collegamento così a parlare così va bene questo tipo, però già quando comincia a entrare nel, scusami sempre se io me ne vado sul lato tecnico, ma la mia deformazione professionale mi ci porta, certo, quindi ci attrezziamo, certo, magari, certo, in maniera un po' più professionale, così la sua voce. Eccolo qua, Corrado, come stai? Tutto a posto? Corrado? Rispondi. Ah sì, perché con l'auricolare tu non ti sente. Corrado, come stai? Tutto a posto? Sì, tutto a posto, ciao Tony, sto seguendo la tua live, buona domenica, com'è, tutto a posto? Siamo qua, in come si dice, agli arresti forzati, quindi, però non ci lamentiamo più di tanto perché non stiamo soffrendo più di tanto, anche se è dura, però no, c'è di peggio, ecco, diciamo solo così. Corrado, un abbraccio, mi fa piacere che state tutti anche bene. A te. Grazie e a presto in qualche tua performance dal vivo. Che è sempre meglio. No, quando vuole il buon governo, insomma. No, il buon... quando vuoi tu anche un'intervista. Sì, questa la facciamo. Vuole. La facciamo sicuramente nei prossimi giorni. Ci organizziamo. Ci mettiamo d'accordo. Ok, grazie, okay. Buona domenica anche a te. Grazie Giuseppe per la tua disponibilità. E ciao. Ci risentiamo presto, no Giuseppe? Che dici? Grazie, io quando vuoi sono qua, la domenica sono libero, possiamo parlare di radio, non basteranno mesi, anni, perché la radio è sempre diciamo un grande mondo tutto da scoprire, quindi quando vuoi domenica prossima mi puoi interpellare, io sono qui con te. Io faccio una frase, ho fatto una frase mia di un altro noto, molto più noto di me, più famoso di me, parlo zona Catania, che disse, questa frase mi colpì tanto e rispecchia un po' anche quello che il mio pensiero, disse: a me fatemi, domani divento presidente del mondo, presidente dell'America, presidente di la prima cosa che vi dico, portatemi in radio, devo fare un programma, punto, infatti, ho infatti, detto tutto, infatti. Ho detto. Okay, grazie okay. Giuseppe, buona giornata, grazie, buona domenica, te, buon proseguo e grazie anche a tutti gli amici che ci hanno ascoltato, hanno avuto la bontà di sentirci e vederci fino a questo punto. Buona domenica, grazie. Ancora da Radio, ciao, Studio 5, ciao. Web Television, da Tony Randazzo e da Giuseppe Buonarrivo. Ciao, buona domenica, ciao. They fought the longest war in American history. They fought the longest
1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. Radio Studio 5 Story, la grande musica del passato. Coming home, almost 800,000 men are still fighting the Vietnam War.